lei, Eva, lei è Raimond di Macro Librarsi. Sì, c'è scritto fuori dalla porta. Shh, non dica nulla, esperti nella vendita online di prodotti naturali e libri per il benessere. Macro Librarsi nasce come sito internet che vende prodotti per il benessere della persona, per il corpo, la mente e lo spirito. Una qualità che ci contraddistingue sicuramente è quella di fare tutto il possibile perché il cliente sia soddisfatto. 99,5% di feedback positivi, non ci arrendiamo mai. Macro Librarsi nasce da Macro Edizioni, che a sua volta nasce da Macrobiotica. A me piace pensare a Macro come grande. Quanti di voi conoscono il gruppo di Macro Librarsi? Grandi eventi. Questi grandi eventi che noi organizziamo si ripetono diverse volte all'anno. Buongiorno, my brother Bruce Lipton. It's Greg Braden. Let's create your heaven and your happiness because I trust you more than I trust the corporation. You are powerful. You are creators. Don't want to simply survive the change, we want to transcend the change. We want to create better lives and a better world. And when we do, we'll find ourselves being happier, being healthier, and wealthier. We'll be much more effective as human beings. Macro Librarsi si è evoluta col tempo. Nel 2013 ha aperto il nuovo negozio, il Macro Librarsi Store, che è un nuovo concetto di negozio biologico. Oggi il benessere della persona è sempre più ricercato. Vivi Consapevole è il magazine aziendale di Macro Librarsi e si occupa di trasferire tutte le conoscenze legate al benessere della persona e all'ecologia. Macro Librarsi nel 2009 ha deciso di sviluppare un nuovo progetto, la Fattoria dell'Autosufficienza, che ha lo scopo di diventare un esempio per chi appunto vuole avvicinarsi maggiormente alla natura e vuole sviluppare conoscenze legate al benessere del corpo, dell'autoproduzione e dell'ecologia. Dieci anni fa fruivano di questi libri ovviamente solo pochi pazzi. Tutto quello che vedete è il merito di una grande squadra composta dalle persone che vedete intorno a voi con le magliette verdi. Vi chiamo tutti cumulativamente per nome, ci sono Donatella, Francesca, Donatella, Vittoria, Patrick, Alina, Franca, Lorenzo, Carmen, Gino, Giorgia, Francesca, Sara, Silvia, Carlo, Emanuele, Marcello,